Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Oggi è il 24 di agosto 2019. In questa rapidissima videobloggata ci sarà una breve discussione per quanto riguarda le normative attuali, quindi il regolamento ENAC, che attualmente è vigente al 24 di agosto 2019, e il regolamento europeo dell'11/6 del 2019 riguardo alle nuove direttive dell'Unione Europea sui droni. Allora, attualmente è vigente il regolamento dell'ENAC, che distingue tra droni, diciamo, giocattolo, quindi ludici, e droni di tipo professionale. Il GP Toys RCF2C Black Aviax è un drone giocattolo e la normativa stabilisce, in breve sintesi, che si può volare solo di giorno, al massimo a 200 metri di raggio distanza dall'operatore, a 70 metri di altezza al massimo, fuori dalle zone proibite e regolamentate, quindi praticamente lontanissimi e molto distanti da aeroporti e zone limitrofe. Si può usare il modello praticamente a vista, lontano da luoghi popolati, quindi niente città, niente piazze, niente stazioni, niente, diciamo, luoghi densamente abitati, quindi dove è presenza, diciamo, di persone, lontani da edifici o infrastrutture, quindi non si possono fare, diciamo, riprese ad edifici o ad infrastrutture. Anche per scopi ludici, se dobbiamo fare delle riprese, possono essere fatte solo a scopo ricreativo, però c'è da tenere presente che, ad esempio, se vogliamo riprendere una festa o un determinato evento o un edificio o quant'altro, non è consentito, perché questo rientra nell'attività professionale e è soggetta quindi a regole diverse. Buona sostanza, quando e come si possono utilizzare i droni giocattolo dotati di telecamera. Si possono utilizzare benissimo e comodamente in luoghi deserti, come ad esempio come una spiaggia deserta, oppure in montagna, in autunno, in inverno, oppure anche in estate, ma comunque in zone dove non vi siano né edifici e non vi siano nemmeno persone. Quindi in montagna, in una foresta va più che bene, su una spiaggia, purché non ci sia, diciamo, nessuno, può andare bene, ancora meglio, diciamo, una spiaggia deserta in autunno o inverno, e questi sono, diciamo, luoghi ottimi per utilizzare praticamente questi droni giocattolo. Non è possibile utilizzarli, ad esempio, per filmare delle piazze o degli edifici o delle infrastrutture o delle aree, anche qualora vi siano poche persone, perché la normativa della privacy non lo consente e non lo permette nemmeno il regolamento ENAC, che vieta espressamente la possibilità di riprendere edifici o eventi, perché appunto, oppure feste o sagre o quant'altro, o concerti o partite di pallone o di calcetto, oppure di qualsiasi altro tipo, diciamo, di evento e manifestazione, perché questo rientra nell'attività professionale, quindi sono soggette a regole diverse. Andiamo a discutere invece rapidamente di cosa stabilisce il regolamento europeo pubblicato l'11/6 del 2019, e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, e che prevede l'accettazione e l'entrata in vigore entro il giugno del 2020, che dovrà essere appunto questo regolamento europeo adottato da tutti gli Stati membri. Allora, intanto scompare la differenza tra droni ludici e droni professionali, sono tutti droni. C'è solo una classificazione tra i droni inferiori ai 250 grammi, che è la categoria A1C0, per le quali è necessaria la registrazione solo per i modelli dotati di fotocamera, e una distanza massima di volo fino a un massimo di 120 metri. In ogni caso, sopra i 250 grammi per i droni sarà obbligatorio il corso online e la registrazione. In ogni caso, è l'obbligo di un transponder per i droni con peso superiore ai 250 grammi. Dai 500 grammi ai 2 kg, quindi le categorie di droni A2,
un volo distante almeno a 50 metri da persone. Dai 2 kg ai 25 kg, che sono i droni di categoria A3, è obbligatoria l'assenza di persone nell'area dove, diciamo, è in volo l'oggetto, una guida a 150 metri distante almeno dalle, appunto, aree residenziali, commerciali, industriali o ricreative. Ora, il drone giocattolo GP Toys RCF2C pesa 144 grammi, quindi rientra nell'anno, secondo il regolamento europeo, nella categoria A1C0 inferiore ai 250 grammi. Se fosse stato non dotato di telecamera non ci sarebbe stato in futuro nessun tipo di problema, diciamo, perché, diciamo, non essendo dotato di telecamera non era necessaria la registrazione. Invece il drone F2C è dotato di telecamera, quindi la normativa europea stabilisce che in un futuro sarà obbligatoria la registrazione di questo tipo di modello. Essendo inferiore ai 250 grammi, poiché il drone pesa 144 grammi, non c'è nessun obbligo di transponder, quindi per quanto riguarda gli oggetti del drone. Quindi c'è da tenere presente che si potrà volare per una distanza massima di volo fino a 120 metri, e quindi continueranno sempre a persistere quelle limitazioni relative praticamente a luoghi, persone e quant'altro. E questo è quanto. Un saluto, ciao!